Oh, giocizio si tiene. Ragazzi, inizia adesso il Dottor Gioia Amore, format dove voi entrate qua in chiamate e mi raccontate delle vostre storie d'amore, del fatto che vi siete lasciati con qualche ragazza, qualche ragazza vi ha trattato male, voi avete trattato male qualche ragazzo, qualche palo che avete preso. Quindi adesso, se volete partecipare a questo format, mi scrivete un messaggio in chat e vi mando un link in privato. Ragazzi, diamo il benvenuto a Clavicola. Allora, Cosa ci vuoi raccontare questa sera? una storia molto romantica di una ragazza di cui ero molto preso, che era un troione, Madonna, bellissimo, Tra cioè, l'altro, io vorrei fare anche una piccola informazione. Ragazzi, lui è un giga Chad. No, lui è uno di quelli che, minchia, ragazzi, lui scopa di brutto, eh. Ok, clavicola. Prego. praticamente l'ho preso di questa, poi non so se era l'aspetto, l'estetica o il fatto che veramente sembrava che ti prendeva il cazzo e ti spiegava la morra cinese. E quindi di tutto per provarci questa tipa qua. Funzionava bene perché pigliavamo il treno insieme per andare in università, no? Quindi già c'erano semitoccate, finte, sguardi, messaggi, quindi era un sì. Finché non arriva il giorno gli dico, casa mia? E diventa casa mia. Solo che questa... E no, no, ma infatti, ma questa era molto figa, quindi comunque c'era un attimo di pressione, no? Quindi dico, che faccio? Arriva tra mezz'ora, mi faccio una sega, così quando arriva poi sto fresco e vado tirato, no? Vado di brutto. Cazzo in mano, suona. È arrivata Il mezz'ora prima, cazzo! praticamente. Suona il cazzo, incredibile, cioè tipo Lui gli cazzo! faccio un dodici come bambini. Era lei che è arrivata mezz'ora prima, no? E quindi io, cioè, ero nel momento clou, solo che lei è arrivata in quell'istante. Quindi io c'ho il cazzo in venuta con la tipa che suona. Quindi non finisco perché che cazzo faccio? La lascio 5 minuti al citofono, la faccio entrare, c'ho già il cannoncino, quello che volete chiamare. Non è, adesso non ho visto troppi cazzi per poterlo confrontare. Comunque, quindi arriva, 2 secondi e mezzo neanche, era lì apposta, quindi bacio bacio, subito mano sul cazzo e subito iniziamo a pensarci, no? Fatto sta che facciamo, disfiamo, eccetera, a un certo punto la metto a 90, no? E ovviamente a 90, dopo 3 colpi, ero già in canna, vengo subito nel preservativo. Però lei non se ne accorge. Quindi faccio tipo una roba, tiro fuori il cazzo, dico, ah, si è tolto il preservativo, no? Scusa per metterne un altro. Quindi lo imbosco in qualche modo nella carta, lo butto sotto il letto, non si accorge che sono venuto. Cambio preservativo, no? Era mezzo anche lui che non capiva Cioè, come funzionava il minchia, cazzo, proprio, invece, oh, cioè, ma ci mancherebbe altro. Boh, finisco di ho scoprire che c'ho il finito, cazzo che mi entra nel fammi. culo da quanto s'abbazza. Fatto sta che non potevo più venire, anestetizzato, no? Quindi andavo avanti, cioè, ci divertivamo, cose, eccetera. Una certa mi rendo conto che lei inizia a scopare per farmi venire. E io non vengo. E quindi si è messa proprio d'impegno. E a un certo punto, cioè, non me l'ha chiesto proprio in questo modo, ma una domanda che sembrava, sono io il problema, c'è cioè qualcosa, vuoi che faccio qualcosa di particolare? E fa, io gli rispondo, no, 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 mettiti a 90 che finisco, eccetera. Dopo 3 minuti, che durerà 4 minuti, quel cazzo che era di continuo così, che non riuscivo, perché non riuscivo, mi tolgo, faccio il verso e gli sputo sul culo dietro. Quando stava per girarsi, ho pulito subito, lo faccio io, ma neanche il tempo di girare, cioè faccio io subito, tolgo tutto, lei si gira e fa, ah ma sei venuto poco, faccio, E non ce l'ho anche. faccio vabbè. Boh, non so cosa dire. Ragazzi, io ve l'avevo detto che clavicola è un Chad. Lui diceva di no, e invece è così. È Stato stato molto romantico. romantico, Un bacione, bro. eccola qua, ciao bello. Ciao, ciao, clavicola. Pierpolone, vuoi venire te? Manda. Pierpolone, ti ho mandato il link. E ragazzi, diamo il benvenuto a Pierpaolone03. Bella, Pierpa. Hola. Comunque volevo solo dire agli altri, sono alto 1,95 m, un po' più basso di te. Sì, ma peserei 4 volte me, però, bro. Sì, no. No, ma non è che sono grasso, il grasso sono io. Pierpaolo, di dove sei e Dillo. quanti anni hai? Sono di Dillo. Napoli. Quanti anni hai? Sembra che ne ho 47, ma in realtà ne ho 19, sono nel 2003. Cosa ci vuoi raccontare questa sera? Allora, voglio raccontare una storia che è successa un anno fa. Una sera, era tipo luglio, mio fratello mi invita ad andare in una città vicino a Napoli a casa di una sua amica. Questa ragazza comunque ha tipo 2 anni in più di me. Devo dire, io ora sono ingrassato parecchio, ma già 2 anni fa pesavo una trentina di chili in meno. In pratica, la proprietaria di casa, dopo qualche birretta, peroni, cannetta pure, decidiamo di andare nella sua stanza. All'inizio parliamo solo, parliamo. Ma con te? Sì, con me, con me. Sì, bro, mica qualche birretta, canetta, bro, questo era fuori, eh.
Quindi decide di andare in questa stanzetta. E in pratica, dopo qualche chiacchierata, decide di... No, fallo bene, facci vedere bene, non abbiamo capito il gesto, faccio vedere bene. Minchia, bro, lo sai fare? Così, ti fa un boccaciccio. Noi comunque ci scambiamo i numeri di telefono e tutta l'estate decidiamo di essere proprio amici con benefici. Questa roccia pesa circa 20 tonnellate, è grande come un utilitario. Inizia da luglio, a fine agosto mi dice: guarda, mi sono rotto il cazzo solo di scopare, mettiamoci insieme. Io gli dico di no, ma non perché lei sia brutta, ma è solo proprio per il semplice fatto che ti ho detto prima, non volevo fidanzarmi in quel momento. Comunque, dopo un po' non ci sentiamo più. Arriva a ottobre del 14. Boh, perché ti ricordi ancora il 14 ottobre del 2021? È il mio 18esimo. Ah, ok, scusa, hai ragione. Scusa. Mi fai gli auguri. E comunque poi iniziamo a parlare. Inizio novembre, lei dice: vorrei continuare quella cosa che abbiamo interrotto in estate. Ottimo, perché no? Vado nella sua città col treno, senza aver pagato il biglietto, sono comunque napoletano. Facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Noi avevamo, come si dice, una cosa dopo il sesso, che era una bella cannetta insieme. Io ce l'avevo già pronta. L'accendo, io stavo in mutande. Lei fa: no, te ne devi andare. Bro, t'ha visto in mutande, minchia, anch'io ti direi te ne devi andare. Sei una merda, porco Dio. Ti dice: devi andare? E io gli faccio: perché fumiamoci questa cannetta e poi dopo me ne vado. Fra, lei sbraita. Mi fa: tu in estate mi hai trattato come una puttana, hai distrutto quello che provavo per te. Ma me l'hai chiesto te di scopare adesso, che cazzo vuoi? Io gli faccio: cosa ho fatto di male? Io te l'ho detto i miei motivi. Lei fa: no, tu mi hai trattato come una puttana. Ti giuro, è stato forse il momento in cui il mio sigma è stato proprio il mio sigma moments, capì? Io ho detto: vabbè, tu comunque mi hai fatto un pompino la prima sera che ci siamo conosciuti, per farti capire come sei. Prende i pantaloni, prende la maglietta, me le butta fuori di casa, io mi vesto fuori dalla porta. Io sono una persona abbastanza calma, però se mi arrabbio mi incazzo veramente, ma veramente assai. Mi metto, non dirmi che l'hai mangiata, bro. No. Sclero tra le scale, prendo a calci, come si chiama la cosa delle scale? Corrimano. E inizio a dire: sina zoccole, sina puttana, ces, e morì. Comunque, alla fine, mentre sto per uscire dal palazzo, mi fermo, torno tra le scale e faccio: comunque vorrei far sapere a tutto il palazzo che al quarto piano abita una zoccolone incredibile. E comunque, Joe, sì, è una pazza, poi ho pensato: ma questo ha organizzato tutto. Ha organizzato di farmi venire in treno, scopare e poi trattarmi una merda. Sì, vabbè, ma c'è sempre da ricordare che le donne sono un po' pazze. Ma non ho capito una roba. Quando è che hai tipo iniziato a urlare per il condominio? Cosa stai facendo? Stavi scendendo le scale? Sì, appena stavo scendendo le scale, che capito, scendi. Lo faccio io, non è una cosa normale, secondo me. Allora, Paolone, a me è piaciuta molto questa storiella, sei stato molto bravo, sei stato tutte quante le battute, ti vogliamo tutti bene dalla chat. No, io faccio pure io le battute sul mio peso, non è un problema quello. No, le battute no, il peso sì. Comunque Pierpa, io ti mando un grosso bacio e ci vediamo in live. Un bacione pure alla chat, anche se mi odia. E ragazzi, vi volevo chiedere, c'è qualcun altro che vuole venire a raccontare una storiella d'amore, un palo, un qualcosa? Se vuoi, c'è Francesco. E ragazzi, date il bentornato sul canale a Francesco. Ciao a tutti. Francesco, dici pure, siamo tutti orecchie per te. Allora, diciamo che questa storiella non prende, diciamo, me direttamente, ma è scaturita per colpa mia. È molto recente, perché di più o meno 2 settimane fa, che era il mio 19esimo compleanno, siamo usciti a festeggiare in questo locale e in pratica quindi avevo invitato, diciamo, delle mie amiche, solo che nessuna delle due, diciamo, ha la patente, quindi per cui si sono fatte accompagnare da degli amici. E a un certo punto della serata questi loro amici ci hanno appunto raggiunto in questo locale mentre stavamo appunto festeggiando e ci stavano... Uno dei loro stava un po' facendo lo scemo con una, ci stava provando e nulla. Allora in pratica io l'ho un po' istigato, visto che di fianco a noi c'era un tavolo con 5-6 ragazze da sole. Ho detto: se vai lì
ci provi con una e ci riesci, gli ho detto tipo ti pago. Allora lui è partito convintissimo, è andato a sto tavolo, cioè tipo subito si è seduto, si è seduto, ha iniziato a parlare, è stato lì buoni 20 minuti, no? E allora, vabbè, nel frattempo poi dopo una ventina di minuti si arrende, si alza, lui con gli altri suoi due amici vanno a festeggiare in un altro locale e a un certo punto però devono tornare a casa loro, anche le due amiche che erano lì con noi dovevano andare. Quindi ci alziamo tutti, usciamo per andare a salutare, ci stavamo salutando, io noto che c'era una delle ragazze del tavolo di fianco che è seduta tipo su una vetrina di un negozio mezza svenuta. Allora sempre questo qui che era andato prima a provarci è andato lì per sentire un attimo come stesse. Come va lì, arrivano in due ragazzi subito tipo a spingerlo via. Sì, perché sembrava quasi che lui ci stesse provando con la ragazza che stesse male. Sì, in tutto questo, cioè lui aveva, in quel momento aveva solo chiesto cioè, se stesse bene, se avesse bisogno di qualcosa. E nulla, arrivano questi due ragazzi, iniziano a spingerlo. Uno di questi ragazzi era il fratello della ragazza, l'altro era il fidanzato. E allora da lì iniziano a dire cosa ci provi con la mia ragazza, cosa ci provi con mia sorella, iniziano a fare tutto, no, tutto sto casino. Solo che loro erano in due, noi eravamo in otto. Noi eravamo tranquilli, stavamo cercando di separarli, certo. Nonostante ciò loro non erano scoraggiati dal loro numero. Facevano anche, diciamo, delle battute stupide, proprio per istigare. Sì, per istigare, ecco. Visto che dovevamo uscire proprio due minuti per salutare, gli era uscito in maniche corte. E a un certo punto uno di questi due mi fa, ma tu non hai freddo? E ho detto, no. E fa, beh, dovresti averne. Cioè, tipo, cose che c'è, ma cosa vuol dire? Il bolzanino più cattivo di tutti. Sì, sì. A un certo punto, diciamo che la situazione degenera, perché uno di questi due ragazzi prende uno dei, diciamo, di quelli che era con noi e lo lancia per terra. Uno dei tre amici di questo qui lanciato per terra ha tirato un pugno in faccia all'altro. E questo qui è scappato subito. Infatti io ho il flash e mi è venuto quasi da ridere questo. Prende il pugno in faccia e scappa e lascia il suo amico da solo. E lascia anche la tipa, lì. Sì, 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 ma più di una tipa, perché c'erano anche tutte le amiche. Di fianco un altro mio amico fa una mossa incredibile, si toglie il cappello, se lo mette nella giacca e tira un pugno nel costato a questo qua che aveva lanciato per terra quell'altro. Questo qui vola per terra e inizia a dire, oh, mi avete fatto uscire la spalla, siete pazzi, voi siete pazzi, adesso chiamo i carabinieri. Vabbè, fatto sta che dopo questa mini rissa portiamo via questi tre, diciamo andate via, lasciate perdere, è inutile. E in tutto questo, di otto che eravamo, rimaniamo in quattro. Facciamo appunto per ritornare al locale e rientrare. Arrivavamo dalla strada principale, poi c'è una curva, diciamo, a 90 gradi e arrivi poi per la strada per entrare al locale. Ok. Arriviamo sulla curva e c'era l'auto dei carabinieri. Ma e allora a caso o carabinieri? No, li avevano proprio chiamati. Uno dei due ragazzi, quello che aveva preso il pugno nel costato, ci vede e fa, eccoli qua, tipo, fa 1, 2, 3, 4... E ci chiamano lì con i due carabinieri, no? Stavano appunto parlando e fa, e poi mi ha tirato un pugno, mi ha fatto uscire la spalla. E quello che aveva tirato il pugno, tra l'altro, era lì con noi. Quello che si era tolto il cappello. Aveva fatto esatto, si era rimesso il cappello e non l'ha riconosciuto. Cioè, io ero, cioè... E infatti dicevo, ma che cazzo c'entra di togliersi il cappello? Cazzo non l'ha detto a fare, bro, che pazzo! Questo mio amico col cappello fa, ma guarda che noi non abbiamo fatto nulla, abbiamo solo cercato di separarvi. E lui si gira, lo guarda e fa... Sì, sì, effettivamente loro non hanno fatto nulla, loro in realtà erano tranquilli. Ah, il fatto sta che uno dei due carabinieri fa, vabbè, adesso sta arrivando l'ambulanza, quindi adesso chiediamo a loro la loro versione. Come dice questo, arriva una delle ragazze che era lì con loro e inizia a urlare contro sti due. Siete dei coglioni, voi fate sempre così, dovete sempre fare rissa con chiunque, siete delle teste di cazzo, dovete svegliarvi, non siete nessuno, svegliatevi, sempre a mettere nei casini la gente che non c'entra nulla. Io lì che bro. Proprio... Allora ho detto, boh, ma andiamo via, senti, andiamocene, siamo rientrati. Mezz'ora dopo rientrano tutti al bar, al banco a bere, questo qui chiaramente... È sano adesso. Niente, è proprio sì, esatto, sano come un pesce, e ci ha rivisti al tavolo, ma non è venuto a dirci nulla. Che buffone, mi ha fatto un sacco ridere. Le serate più movimentate a Bolzano queste. Bro, top compleanno, figa. Veramente bello. Mi ha fatto molto piacere che sei passato. Racconti veramente bene, bro. E ci vediamo in chat. Un bacione. Certo. Ciao, grazie bro. Grazie mille. Ciao, grazie a te. Ciao. Francesco, veramente top, top ragazzo.